peggio dell'anno scorso, il Grande Fratello. Nuove polemiche per il reality di Canale 5 dopo l'accusa grave che i concorrenti in realtà si danno da fare solo perché spronati dalla produzione. Ora anche l'accanimento contro Beatrice Luzzi della scorsa settimana ha dato molto fastidio al pubblico del web, che ha ritenuto il tutto molto eccessivo. Quindi il Grande Fratello è sempre sotto tiro, in acque agitate. Ieri non è stato affrontato l'argomento, ma sembra che al conduttore in realtà arrivino piogge di segnalazioni dal web per via di due inquilini della casa. Parliamo di Letizia Petris e Paolo Massella, sempre più vicini, forse anche troppo vicini, per un reality dove si vede quasi tutto quello che succede. La ragazza aveva all'inizio dichiarato che stava vivendo una situazione un po' complessa e complicata in amore, poi invece ha iniziato una storia nella casa con il macellaio romano Paolo Massella. E pensate, i due ragazzi sono stati visti in alcune effusioni piuttosto spinte durante la notte, tanto che perfino il conduttore Alfonso Signorini ha affermato che quest'anno il Grande Fratello è peggio dell'anno scorso. Pensate, il conduttore ha detto ai ragazzi di tenere un atteggiamento rispettoso, come ha chiesto lo stesso Pier Silvio Berlusconi, ma sembra che quando si chiudono le telecamere di notte in casa succede di tutto. E voi che cosa ne pensate di questa nuova edizione del Grande Fratello? Bene, commentate qui sotto il video. Inoltre, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie a tutti.